Eine Produktion von Salto. Una produzione di Salto. 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 No, guardi, io ritengo di aver fatto il mio dovere da magistrato della Repubblica Italiana, di aver applicato la legge della Repubblica Italiana come era mio preciso dovere, di essere stato anche molto umano nei rapporti personali e dovrei chiamare a testimoni proprio gli imputati detenuti. Non c'è stato mai un familiare, una moglie, una figlia, un figlio, una madre, un padre di detenuto che si fosse rivolto a me che non ha avuto una parola buona. Posso affermarlo con assoluta sicurezza. Ho cercato di essere un giudice che si ispirasse a quello che io già allora chiamavo umanesimo giudiziario. Bombenjahre. Die Geschichte der Südtiroler Attentate. Mario Martin, Staatsanwalt und Untersuchungsrichter. Teil 4 seiner Lebenserinnerungen. Kapitel 1, die Rolle der Geheimdienste. Senta, io so solo questo, che ci sono 18 sentenze che accertano la responsabilità di cittadini italiani di lingua tedesca, cittadini austriaci, cittadini germanici negli attentati. Sono 18 sentenze emesse dalle più svariate corti, Brescia, Perugia, Bologna, Milano, no? Che accertano questo. Quando ci sono stati degli attentati rivendicati da associazioni apparentemente italiane, abbiamo svolto tutte le indagini possibili e immaginabili, non abbiamo accertato niente. Né si può dire, come è stato detto, che naturalmente se non si vogliono trovare le prove non si trovano. E specialmente se il procuratore della Repubblica, allora era un procuratore della Repubblica, non le vuol trovare, non le trova. Ma dimentichiamo che abbiamo una polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, e vari reparti che non sono servizi segreti. Possibile che questi non abbiano mai accertato niente? Non è possibile questo, no? In conclusione, a me, nonostante indagini, non risulta l'inserimento dei servizi segreti in questa questione. Certamente avranno avuto i loro uomini infiltrati, questo è chiaro, no? Se no non sarebbero servizi segreti se non li avessero avuti. Però guardi che i servizi segreti per me sono sempre stati veramente molto segreti. Io ho conosciuto degli ufficiali dei servizi segreti, anche perché io avevo dei bambini
avevo una famiglia, avevo dei bambini piccoli e quindi ritenevano di dovermi dare una certa tutela, una certa protezione. Ogni tanto mi venivano a riferire che volevano fare un attentato anche contro la mia persona. Io avevo la macchina dei carabinieri o della Polizia di Stato qui davanti a casa mia per anni e anni e anni. E quindi è chiaro che ho conosciuto queste persone. Però, come le dico, i servizi segreti per me giustamente sono sempre stati segreti, perché il magistrato, il giudice non ha niente a che fare con i servizi segreti e non deve avere a che fare con i servizi segreti, sono due cose completamente diverse. Quello che è successo altrove, io non lo so, non lo posso sapere. Quello che è successo invece in Alto Adige, ritengo di avere una certa conoscenza. Per quanto riguarda attentati commessi dai servizi segreti, guardi, con tutta l'organizzazione che c'è stata, degli attentati in Alto Adige, dei vari gruppi che commettevano attentati in Alto Adige, io penso che i servizi segreti non avessero proprio bisogno di fare anche loro degli attentati. Un'altra cosa è quella degli infiltrati, no? Io non so, probabilmente avranno avuto degli informatori che si infiltravano in questi gruppi, non lo so, questa è questione di servizi segreti, no? Kapitel 2 Christian Kerbler. Dunque, Amplatz viene trovato morto il 7 di settembre, se non sbaglio. E la Procura della Repubblica di Bolzano, Corrias, procuratore, inizia subito le indagini e svolge le indagini da sola fino al 18 di dicembre. Il 18 di dicembre gli atti vengono trasmessi a me e il procuratore generale si sostituisce, perché allora era possibile, come pubblico ministero al procuratore di Bolzano. E io quindi ricevo gli atti dopo 3 mesi dalla morte di Amplatz. E inizia poi dal 18 dicembre in poi la mia istruttoria. La mia istruttoria si conclude con il rinvio a giudizio di Kerbler Christian, che viene poi condannato anche a Perugia per l'omicidio Amplatz. Io ho saputo successivamente che il Kerbler era un informatore della Polizia di Stato, non dei servizi segreti. E una persona dei servizi che è in pensione ha voluto dirmi che aveva avvertito della insicurezza di quest'uomo. La mia opinione personale, però, per quello che conta, no? La mia opinione personale, che non si basa su accertamenti, è che l'uomo, il Kerbler, abbia agito per terrore, intimorito. Avrà avuto delle ragioni per le quali credere che era stato già individuato come informatore, no? Diciamo informatore, no? E quindi ha agito d'impeto in quella maniera, perché evidentemente non ha agito da killer freddo, no? Sennò li avrebbe uccisi tutti e due, Klotz e anche...
questo non credo. A questo non credo. Non si sarebbero mai arrischiati a dare un ordine di Stato. Guardi, nella struttura del nostro Stato democratico, un ordine del genere, secondo me, è inconcepibile, perché uscirebbe sempre fuori la questione da parte dell'opposizione, da parte di un settore della maggioranza. Sarebbe un agire talmente imprudente per cui mi rifiuto di credere che possa aver avuto una base. Sì, sì, mi è sembrata strana la fuga. Però in quel momento nessuno mi ha chiesto di procedere nei confronti di questa gente, insomma. Certamente, cosa vuole? Di fronte a una deposizione di Peternel, che mi diceva che l'uomo era scappato, eccetera. Io non avevo motivi di contrasto, no? Né li aveva il procuratore della Repubblica in quel momento, no. Noi sapevamo però che Kerbler era l'omicida e Kerbler l'abbiamo rinviato a giudizio. Potevo intuire che avessero... Erano tutti spaventati, sa. Il giudice istruttore era una persona molto importante, era difficile intimidire il giudice istruttore. Capitolo 3. Karl Franz Jurist. Am 15. November 1964 kommt es anlässlich der Landtagswahl in Südtirol zu einem weiteren Bassanschlag. Es explodiert eine Bombe im Brenner Express. Der Gepäckwagen kann noch rechtzeitig in Brixen abgehängt werden, sodass nur Sachschaden entsteht. Für den Anschlag verurteilt werden die Bustrop-Buben und Jörg Klotz. Doch in Wirklichkeit ist verantwortlich ein deutscher Provokateur, Karl Franz Josten. Der Architekt hat sich im Herbst 64 an Klotz herangemacht. In Wirklichkeit ist er ein Agent. Ma vede, per caso Josten, io l'ho rinviato a giudizio, no? E Brescia lo ha assolto. Ma Josten era un informatore su un'azione che veniva commessa da altri. Non è detto che Josten, almeno secondo Brescia, che Josten fosse stato l'organizzatore di questa azione, era la bomba sul treno, no? Comunque io ho ritenuto di fare il mio dovere chiedendo rinvio a giudizio, anche per Josten, perché sono sempre stato intransigente sotto questo punto di vista e lo sapevano e proprio per questo non venivano a raccontarmi le loro confidenze, capisce? Io sono sempre stato molto intransigente su questo, sia per Kerbler sia per Josten. Per Kerbler non c'era da discutere. Su Josten, guardi, un buon difensore poteva anche discutere su Josten, lo ammetto. Però io come giudice istruttore ho ritenuto di chiedere di rinviarlo a giudizio.
Kapitel 4. Hans Diertl und Günther Andergassen. Di Hans Diertl so poco io, sa. So poco perché è stata una istruttoria che ha svolto personalmente proprio il procuratore della Repubblica, Corrias. Quindi so molto poco di Diertl. Beh, Andergassen era uno dei dirigenti del BAS, era un po' un esaltato come tutti gli artisti. La prima cosa che mi aveva chiesto era stata di poter parlare col Presidente della Repubblica per illustrargli la situazione dell'Alto Adige. Io ho informato la Presidenza della Repubblica per dovere, mandandogli il verbale. Era un uomo molto, molto a sé. So che gli ha dato la grazia ultimamente, no? Però aveva organizzato attentati, è stato parte attiva proprio nel cosiddetto terrorismo altoatesino. Sì, sì, era stato segnalato che sarebbe entrato in Italia e l'hanno arrestato. Per questo ai servizi segreti, per operazioni di questo tipo. Non è che l'esistenza dei servizi segreti sia di per sé un delitto, no? Ogni Stato ha i suoi servizi segreti. Il male è quando i servizi segreti compiono dei reati o diventano, come si suol dire, deviati, no? Ma che i servizi segreti informino, guardi che il tizio è partito e arriverà il giorno tale nella tale località, mi sembra logico, no? Kapitel 5. Die Razzia in Tesselberg. Montassilone è stata avvocata dal procuratore generale e che ha svolto tutta l'istruttoria, è stato il dottor Agostini. Poi hanno mandato gli atti a me e io ho stigmatizzato i fatti di Montassilone. Basta leggere la mia sentenza istruttoria. E si è conclusa poi anche nei confronti di ignoti, perché non si era riusciti ad accertare chi aveva rubato gli oggetti, no? E da dire questo, che mentre questo reparto di carabinieri saliva verso Montassilone, perché era stata data la notizia che i cosiddetti quattro della Valle Aurina erano in sede, erano partiti dei colpi di fucile e un carabiniere era stato ferito. Arrivati a questo punto, il reparto si è praticamente scatenato sul paese e gli ufficiali non sono più riusciti a tenerli. Ed è successo quello che è successo. Comunque, nella sentenza io ho ricostruito i fatti, grazie al cielo non ci sono stati morti, tranne una ragazza ferita. Era un'azione di guerra, perché era tempo di guerra. Purtroppo, questo è uno dei sintomi che ci dimostrano dove potremmo essere arrivati se non ci si fermava. Certamente. E non era facile affrontare una situazione di tipo bellico come questa, col giudice istruttore, con la procedura penale, con le garanzie,
con le richieste del pubblico ministero, le trasmissioni degli atti al pubblico ministero per ulteriori richieste, con le requisitorie, insomma con le forme della procedura. Capitolo 6. Martins Resümé. Ci sono dei dati interessanti sotto questo punto di vista. Le persone condannate, no, risultano complessivamente 157. Di queste, 103 sono cittadini italiani di lingua tedesca, 40 sono cittadini austriaci e 14 germanici della Repubblica Federale. No? Questi sono i dati oggettivi. Naturalmente c'erano dei gruppi, chiamiamoli nazionalisti, pangermanici, chiamiamoli come vogliamo, in Germania che sostenevano il terrorismo in Alto Adige, come c'erano in Austria. Che guardi, per quanto riguarda, diciamo, la gente modesta, di piccola cultura, che ha agito, e io le dico questo, a parte la denominazione, mi hanno sempre fatto pena, io li ho chiamati povera gente, insisto a dire povera gente, perché erano organizzati, diretti, manovrati da intellettuali che sapevano quello che volevano, no? In un certo senso erano vittime, no? Non era la prima volta che in Alto Adige una forte propaganda riusciva a raggiungere un certo risultato in un certo indirizzo, no? Lo sappiamo tutti. Senta, io adesso esprimo una mia opinione personale che sarà criticata, eccetera. Io sono convinto con Steininger che si sarebbe arrivati al secondo statuto d'autonomia tranquillamente, probabilmente molto prima, se non ci fossero stati gli attentati. Perché gli attentati sono stati un freno terribile. Basta guardare la storia diplomatica di tutto il problema. A un certo momento i rapporti, le relazioni italo-austriache venivano interrotte proprio per gli attentati. Quando poi l'Austria ha chiesto di entrare nel mercato comune e l'Italia logicamente si è opposta perché finché duravano gli attentati le relazioni fra i due stati erano tali per cui anche l'Italia doveva servirsi di qualche mezzo per chiudere la questione del terrorismo, gli attentati di per sé hanno continuamente aggravato la situazione. Io do ragione a Steininger in questo. Posso rispondere di quello che ho fatto io, dire perché l'ho fatto, perché ho applicato la legge, ma non posso rispondere di quello che hanno fatto gli altri. Ma no, guardi, perché io ho la coscienza a posto. Guardi, io le ho accettato questa intervista pensando anche che ho dei nipoti, no? Ed è giusto che questi miei nipoti sappiano la verità del loro nonno, no? O anche i miei figli lo sanno benissimo, e i miei nipoti è giusto che conoscano i fatti per quelli che sono stati. Das waren die Lebenserinnerungen von Mario Martin. Nächsten Montag geht es weiter mit der Bombenjagd.
Seit über 10 Jahren steht Salto für unabhängigen und kritischen Journalismus. Hol dir jetzt ein Abo und unterstütze so Pluralismus und Meinungsvielfalt in Südtirol. Bombenjahre, ein Podcast von Christo Franceschini. Salto. 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 Salto.